Allora, innanzitutto, quindi, ringrazio quindi, chi è presente, va bene, sperando che se ne aggiungano degli altri. E, questa quindi in pratica quindi, è una giornata in cui interviene quindi, direttamente un responsabile, non so che ruolo lei abbia nell'AIRC, come quindi. Mi occupo di comunicazione, ma va Ma benissimo. soprattutto quindi una gestione, una progettualità che è l'AIR Campus, che è importante, e a seguire, che vi spiegherà un attimo quelle che sono le finalità anche dell'AIR, anche se magari molti di voi le conosceranno, e poi quindi una lezione ex cattedra che sarà tenuta dal professor Carlo Stella. Il professor Carlo Stella è un esperto di Hodgkin, per cui è un esperto anche di tante altre cose, ma lui sicuramente è una persona di riferimento per le terapie innovative nel linfoma di Hodgkin. Allora, voi pensate da quando comincia l'AIRC? Non eravate ancora nati, sicuramente, va bene? Io ero nato da non tantissimo, però quindi vi faccio due flash. Perché è importante questo tipo di aspetto la ricerca? Perché uno pensa sempre che incontrare certe patologie sia un problema degli altri, no? Questo. E non si rende conto quindi che il problema potrebbe diventare suo su questo, finché non lo tocca anche con mano. Io sono nato come praticamente ematologo, quindi presso l'Università di Padova. Condivido un attimo la mia slide, innanzitutto perché voi avete bisogno di questo codice, va bene? Di questo codice che giusto per registrare quindi la presenza alla lezione, quindi che è 685505. Questo non è il numero dove potete inviare i 2 euro per l'AIRC, va bene? Mi raccomando, perché sennò quindi succede un problema. Allora, sentite bene Sì, innanzitutto? sentiamo, Sì, sentiamo. Sì. perfetto. Allora, vi dico perché AIRC. Io già da piccolo, quindi da piccolo, o meglio giovane, quando sono partito con l'AIRC, questa è una borsa di studio che io ho vinto dopo poco la laurea, quindi sulle cellule natural killer in pazienti con leucemia acuta non linfoblastica. Era 1989, voi non c'eravate sicuramente, la maggior parte di voi non esisteva. Questo per cui è una struttura, quindi è un'associazione che esiste ormai da ormai 50-60 anni, che sta portando avanti l'attività di ricerca, quindi a livello nazionale, sponsorizzando e sostenendo molti ricercatori. Perché entrare e perché donare? Su questo, perché dicevo che uno non può sempre pensare che il problema quindi sia un problema degli altri, soprattutto quindi quando può accadere a qualcuno dei familiari. Questa è stata, dico in pratica, la situazione di mio figlio, in cui gli ho fatto io la diagnosi 8 anni fa, va bene, su questo. E con lui siamo stati quindi a testimonial alla RAI, quindi direttamente a Roma, va bene, su questo. E perché comunque ha sviluppato questa malattia e dopo è stato Il trapiantato di professore midollo, no? È stato di trapiantato. ematologia ha curato il È proprio figlio con un stato trapianto trapiantato. Scusate un attimo, c'è all'infantile. qualcuno che sta parlando. È stato trapiantato di midollo, sono passati 7 anni e mezzo. Chi mi parla, io gli dico che ho sempre vinto il Superenalotto, no? Perché comunque ho vinto mio figlio. E questo era lui, quindi quando giocava qualche anno prima, va bene? Probabilmente non ritornerà più a giocare in questo modo, però quindi avere un figlio che sta bene, quindi è qualcosa quindi, che è impagabile. Lascerei allora adesso la parola quindi a Elisa Mosconi. Io purtroppo dopo un certo orario vi devo lasciare, però ritornerò dopo perché ho il consiglio di dipartimento. Sospendo la mia presentazione e lascio quindi a Elisa che vi porterà un attimo e vi spiegherà quella che è l'attività e soprattutto questa progettualità di AIRC. Tenete presente che un po' tutti quelli, coloro che fanno attività di ricerca in campo medici, medici, biologi, biotecnologi, in campo delle neoplasie, sono tutti, maggior parte, quindi che hanno avuto o che hanno dei finanziamenti con l'AIRC, altrimenti il Ministero dell'Università e i fondi italiani non sarebbero stati in grado di sostenere
tutte queste ricerche che sono poi finite in tutta una serie di lavori internazionali importanti nella ricerca dell'Italia. E questo quindi porta a fare dell'Italia quindi una buona massa quindi di menti e di ricercatori. Lascio a Elisa. Grazie professore, prego. La ringrazio per questa bellissima e partecipata presentazione. Io mi presento brevemente, mi chiamo Elisa Mosconi, appunto mi occupo di comunicazione scientifica e di missione per AIRC dal 2008 e oggi sono qui appunto a rappresentare la fondazione, in particolare in veste di responsabile del progetto AIRC Campus, che è quello a cui state partecipando. Vedete la presentazione? Tutto a posto? Sì, okay. Sì, vediamo. Sì. Perfetto. Allora, il professore ha già appunto ampiamente parlato di AIRC, che aggiungo solo che la ora fondazione, la loro associazione è nata esattamente nel 1965 e da allora il suo obiettivo è sempre stato uno solo, cioè contribuire a rendere il cancro sempre più curabile. AIRC ha fatto tutto ciò fondamentalmente perseguendo due strade, in primis, come diceva il professore, finanziando la miglior ricerca sul cancro in Italia. Pensate che nel nostro paese sono circa 5.000 ogni anno ricercatori che lavorano grazie a un finanziamento AIRC e parallelamente facendo corretta informazione scientifica, promuovendo corretti stili di vita, prevenzione della malattia e portando direttamente ai sostenitori il risultato del proprio sostegno. In termini chiaramente di comunicazione. Per dare un esempio vi posso dire che nel 2019 abbiamo destinato alla ricerca sul cancro oltre 117 milioni di euro, che sono effettivamente tanti soldi e che vengono tutti da donazioni di privati. Questi sono un po' i capisaldi della nostra storia. Vi posso dire che dall'inizio AIRC ha destinato ai progetti di ricerca condotti in laboratori, istituti e università più di 1 miliardo di euro, 1,4 miliardi per la precisione. In particolare ha destinato a borse di formazione per giovani ricercatori, perché AIRC ha sempre avuto un occhio di riguardo per le nuove generazioni, 61 milioni di euro. Due momenti fondamentali appunto della storia sono la nascita dell'Azalea della Ricerca, che immagino conoscerete, è una delle più importanti iniziative di raccolta fondi di piazza. I nostri volontari si radunano nelle piazze italiane il giorno della festa della mamma e distribuiscono le azalee a fronte di una donazione. Chiaramente la donazione poi si traduce in sostegno alla ricerca. L'azalea è nata nel 1985, quindi insomma più di 30 anni fa. Dal 2006 invece è stato possibile per i nostri sostenitori contribuire alla ricerca anche attraverso lo strumento del 5 per 1000, quindi insomma, questi sono momenti importanti, la nostra storia in realtà è molto più complessa, se avete voglia di approfondire potete fare riferimento al sito bilanciosociale.arc.it e trovate tutto. Lo sforzo di AIRC è impossibile, sarebbe impossibile se non ci fossero le persone. L'attività di raccolta fondi è attivata su tutto il territorio nazionale grazie al contributo di 20.000 volontari, che sono effettivamente tante persone. Il sostegno alla ricerca viene attivato a vario modo, tramite appunto le iniziative di piazza, come ci dicevamo, oppure i bollettini postali o attraverso gli SMS quando ci sono le campagne in televisione, come quella a cui appunto ha partecipato il professor Trentini in Rai qualche anno fa. Vi dicevo, i sostenitori sono 4 milioni e mezzo. La fondazione poi è fatta da persone che lavorano come me, appunto, e siamo in 138, e come ci dicevamo, i ricercatori finanziati ogni anno sono circa 5.000. AIRC ha una sede nazionale a Milano, dove lavoro io. In realtà poi, proprio perché le nostre iniziative hanno un carattere molto capillare, nel senso che sono presenti su tutto il territorio, anche nei piccoli paesi, abbiamo 17 comitati regionali che poi calano appunto all'interno del nostro paese anche i nuclei molto piccoli, tutte le attività che vengono promosse dalla sede nazionale. La sede del comitato regionale del Veneto è a Verona, poi vi lascio i contatti se siete interessati. Questi sono altri numeri che comunque hanno un forte impatto, soprattutto in relazione alla ricerca. Considerate che i 117 milioni che sono stati raccolti e destinati alla ricerca oncologica nel 2020 sostengono ben 672 progetti e programmi di formazione. Di questi 672, 115 sono borse di studio, quindi per i giovani ricercatori. Circa il 55% dei nostri ricercatori ha meno di 40 anni, quindi appunto un impegno a favore dei giovani, come ci dicevamo prima, e più della metà sono donne. Che cosa finanziamo? Allora, ci sono varie tipologie di progetti di ricerca che sono stati studiati in primis per dare continuità all'attività nei laboratori. Di solito un progetto dura 5 anni.
E secondariamente, diciamo che le tipologie diverse vanno incontro anche alle diverse tipologie di ricercatori. Chiaramente sarebbe stato scorretto, visto e considerato che vengono finanziati solo i migliori ricercatori, mettere in competizione persone più giovani con persone magari più esperte, per cui c'è un progetto dedicato per ogni tipologia. Gli Investigator Grant sono la colonna portante della ricerca oncologica italiana, sono quelli dedicati ai ricercatori un po' più maturi, che attraverso questo progetto hanno anche chiaramente un gruppo di lavoro che collabora con loro. Le startup invece sono dei progetti per ricercatori che hanno meno di 35 anni e per i fuori classe sostanzialmente servono per far rientrare le persone che sono a lavorare all'estero nel nostro paese. My First Grant è un altro progetto dedicato a giovani ricercatori che finanzia il loro primo progetto indipendente. Ci sono poi le borse di studio per le persone ancora più giovani che si tengono sia in Italia che all'estero. Alcune sono anche cofinanziate da altre realtà, come nel caso dell'ICARE, che vengono finanziate da AIRC e dall'Unione Europea. Ci sono poi dei programmi speciali multicentrici che coinvolgono ricercatori e gruppi di ricerca diversi su tutto il territorio del nostro paese e non solo, i programmi speciali 5 per 1000 appunto, e parallelamente dei programmi multicentrici che coinvolgono anche realtà all'estero. Per esempio, Accelerator Award è cofinanziato da Cancer Research UK, quindi insomma c'è tanta possibilità per tante persone. Come vi dicevo, vengono finanziati solo i migliori ricercatori. La scelta avviene attraverso un processo chiaramente meritocratico che dura tanti mesi, 9 mesi, che vede il coinvolgimento di revisori internazionali. Nel 2019 le persone coinvolte sono state 386. Alla fine di questo processo, lungo processo di revisione dei progetti che sono arrivati, per cui appunto i ricercatori hanno sottoposto le loro applicazioni, c'è un momento conclusivo in cui le revisioni degli scienziati internazionali incontrano il parere del nostro CTS, che è composto, Comitato Tecnico Scientifico, che è composto dalla crema della ricerca italiana. Questo di solito succede tra gennaio e novembre. Alla fine dell'anno vengono scelti appunto i progetti più meritevoli e con l'anno a seguire vengono poi finanziati. La comunicazione è parte della missione, quindi da una parte c'è il finanziamento della migliore ricerca sul cancro e dall'altra l'importanza di comunicare correttamente i risultati della ricerca in laboratorio, ma anche di fare debunking, quindi a maggior ragione in periodi come questo, di potentissima infodemia, fare in modo che le persone sviluppino uno spirito critico e capiscano quali sono fonti attendibili o meno, chiaramente nel campo della scienza. Cerchiamo di fare tutto questo attraverso vari strumenti appoggiandoci a diversi media. Ci sono per esempio le classiche campagne televisive di raccolta fondi e appunto di comunicazione, c'è uno strumento fondamentale che ha tanti anni, forse quello più consolidato, è quello che trovate nelle case dei vostri nonni, fondamentale, che è la nostra rivista. C'è tutto il comparto digitale che chiaramente negli ultimi anni si è fortemente sviluppato. Abbiamo un sito, AIRC-IT, che ha tantissime visualizzazioni. Siamo molto forti sui social, anzi approfitto per invitarvi a seguire in particolare il nostro account Instagram, che potrebbe informarvi e divertirvi anche. E parallelamente ci sono progetti un po' più educativi, come il progetto dedicato alle scuole. Abbiamo kit didattici e attività, collaborazioni continuative sia con la scuola dell'infanzia, che con le elementari, che con le superiori. Da ultimo i festival scientifici a cui partecipiamo. Il progetto scuole ha, come dire, delle radici lontane. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo deciso finalmente di dedicarci con un progetto specifico anche all'università. È nato così AIRC Campus, che è il progetto a cui appunto state partecipando oggi, grazie alla collaborazione di al momento 4 Atenei italiani. Il primo, il pioniere, è stato l'Ateneo di Padova, quindi esattamente il vostro, che ha deciso di sperimentare questa nuova formula con noi appunto qualche anno fa. L'obiettivo è portare agli studenti la conoscenza di AIRC, condividere con gli studenti i nostri contenuti, in primis tutto quello che riguarda la ricerca biomedica. Oggi avremo l'intervento come dire, uno dei rappresentanti dell'eccellenza oncologica italiana, professor Carlo Stella, che ringrazio, approfitto, ringrazio per la sua disponibilità. Parallelamente cerchiamo appunto di condividere la nostra esperienza anche all'interno di contesti diversi, in ambiti su cui ERC si può spendere, quindi appunto la comunicazione, la raccolta fondi, il marketing, la psiconcologia, quindi cerchiamo di andare incontro un po' alle diverse discipline. Organizziamo delle lezioni come quella di oggi all'interno dell'orario curricolare, parallelamente quando è possibile organizziamo anche degli eventi con le università.
Come vi dicevo, la forza di ARC sono le persone. Rispetto ad altre realtà associative siamo fortunati perché i nostri volontari sono tanti, sono 20.000, ci dicevamo, però devo essere molto sincera, negli ultimi anni ci siamo resi conto che c'era realmente bisogno di un ricambio generazionale. Non ci mancano le forze, sicuramente abbiamo bisogno di nuove idee, per cui io approfitto dell'occasione di oggi per invitarvi a diventare volontari. So che avete tanto a studiare, quindi non voglio, come dire, caricarvi di altri impegni eccessivi. Vi segnalo che il volontariato di AIRC non è particolarmente oneroso, nel senso che si può scegliere di partecipare anche mezza giornata all'anno. Ci sono varie proposte, in primis le iniziative di raccolta fondi canoniche, quindi banalmente recarsi ai banchetti di distribuzione delle azalee piuttosto che delle arance per appunto distribuire i prodotti solidali. C'è la possibilità di diventare nostro supporto sui canali social, condividendo i contenuti che trovate appunto su Instagram e su Facebook. Apro parentesi, abbiamo anche un nuovo account Instagram che si chiama Wonder Why, che ha un taglio un po' diverso e tratta comunque di temi legati alla ricerca, forse può essere interessante per voi. Oppure potete mettere a disposizione le vostre passioni condividendole con la vostra rete attraverso piattaforme di crowdfunding come Rete del Dono, e questa può essere un'occasione appunto per raccogliere fondi per la fondazione. Se avete domande in questo senso, chiaramente vi sono disponibile. In alternativa c'è un form per candidarvi, lo trovate alla pagina generazioneairc.it. Questi sono i contatti del nostro comitato Veneto Trentino Alto Adige, che appunto sta a Verona. Concludo dicendovi che chiaramente il vostro parere è molto importante, per cui magari chiederò al professor Trentin la cortesia di distribuire questo questionario di gradimento conclusivo. Sono una decina di domande, niente di impegnativo, magari ve lo lascio anche in chat. Passo volentierissimo la parola al professor Carlo Stella, che ringrazio. Vi anticipo che se avete delle domande per me o per il professore saremo felicissimi di rispondervi. Potete partecipare, come dire, interrompendoci, interrompendo il professore in chat oppure verbalmente, oppure se preferite potete scrivermi alla fine della lezione. Grazie a lei, professore. Allora, no, un secondo, cioè io ho già avvisato sia il professor Carlo Stella che Elisa Mosconi che voi siete molto vivaci dal punto di vista delle richieste, per cui potete usare la chat per fare le domande e dopo quindi l'Elisa fa da moderatrice oppure direttamente, quindi cioè, la lezione è abbastanza informale e pertanto quindi... usate la mente e chiedete senza timore. Grazie della vostra partecipazione. Lascio la parola al professor Carlo Stella. Grazie Livio per l'invito e grazie soprattutto anche ad AIRC per questo coinvolgimento. Io sono insegno ematologia all'Università Humanitas di Milano e lavoro all'Istituto Clinico Humanitas, dove ho la responsabilità di una sezione che si occupa, clinica che si occupa di linfomi. Devo ad AIRC moltissimo, non so quanto, non vi dico dei numeri, perché i finanziamenti di AIRC, senza i finanziamenti di AIRC, io oggi non sarei qui e avrei fatto probabilmente un mestiere completamente diverso. Credo che AIRC debba essere considerato un orgoglio della terza missione italiana, un orgoglio della generosità di questo paese, e mi fa piacere ricordare in questo momento personaggi come Umberto Veronesi, che voi non conoscete, che è stato un grande oncologo visionario, e Beppe Della Porta, suo stretto collaboratore, ed è grazie a persone di questo tipo, ce ne sono tante, ce ne sono state tante negli anni, che è riuscito a diventare quello che è oggi. E vorrei citare un numero, la dottoressa Mosconi diceva 117 milioni di euro all'anno, che sono circa il doppio di quello che il Ministero dell'Università eroga in termini del suo principale finanziamento, il cosiddetto PRIN, che viene poi attivato anni alterni, non si capisce con che frequenza, ma insomma lo Stato destina attraverso il PRIN una settantina di milioni di euro all'anno per la ricerca biomedica AIRC. Ricerca biomedica che include non solo l'oncologia, include tutto quello che si può fare in termini di ricerca anche non oncologica, eccetera, AIRC solo per la ricerca in oncologia e in oncoematologia destina oltre 120 milioni all'anno. Questo vi dà una dimensione
del ruolo di AIRC e vi dà anche una dimensione del problema che viviamo in questo paese per l'accesso ai finanziamenti. Detto questo, io vi parlerò di linfoma di Hodgkin, che è un argomento, una malattia della quale mi sono interessato negli anni sotto vari aspetti. È una lezione che il professor Trentin avrebbe fatto, o forse no, sì, avrebbe fatto, non l'ha già fatta, forse in maniera più didattica di me. Io l'ho espansa un po' anche nella parte di terapia. Mi pregherei di interrompere se avete delle domande da fare, magari senza aspettare la fine, perché è meglio chiedere nel momento in cui la domanda sorge, che non puoi cercare di recuperare il filo alla fine. I linfomi, sicuramente sapete cosa sono delle malattie che hanno origine nei linfonodi. I linfonodi costituiscono sullo 700-800 nell'organismo umano e costituiscono un network di piccole stazioni che hanno un ruolo molto importante nel funzionamento del sistema immunitario. La crescita di cellule monoclonali T o B all'interno dei linfomi, all'interno dei linfonodi, dà origine ai linfomi. I linfomi sono infatti di varia origine, sono linfomi di reazione T linfocitaria e linfomi di reazione B linfocitaria, come vedremo. Clinicamente queste malattie possono essere andamento indolente o ad andamento molto aggressivo, oppure alternare fasi di crescita indolente e fasi aggressive nella loro evoluzione naturale. L'insieme di quello che noi chiamiamo linfoma costituisce un'aggregazione di diversi tipi di malattie che sono estremamente eterogenee dal punto di vista morfologico, immunologico e dal punto di vista della presentazione clinica. Questa è una sintesi estrema di una classificazione dei linfomi, non la più recente, non la più esaustiva. Tenete conto che i linfomi complessivamente sono circa 80, distinti in linfomi a cellule B, linfomi a cellule T e linfoma non Hodgkin. E il linfoma di Hodgkin, che è quello di cui parleremo oggi. Il linfoma di Hodgkin, a sua volta, ha una duplice stratificazione dal punto di vista istologico. Esiste un linfoma di Hodgkin nodulare, per predominanza linfocitaria, che in realtà è una malattia diversa da il linfoma di Hodgkin classico. Il linfoma di Hodgkin classico è l'unica cosa della quale parliamo oggi ed è condivide soltanto alcuni aspetti istologici, quindi linfoma nodulare, predominanza linfocitaria, perché questa entità è completamente diversa dal linfoma di Hodgkin. Il linfoma di Hodgkin si suddivide dal punto di vista istologico in quattro sottoentità: la forma sclerosi nodulare, la forma ricca in linfociti, cellularità mista e depressione linfocitaria. Un tempo queste istotipi avevano una particolare, un tempo di 40 anni fa, una particolare rilevanza nel classificare, nel valutare alcuni aspetti prognostici. Oggi in realtà quello che la diagnosi che viene fatta dal patologo è questa, in forma di Hodgkin classico, e le terapie attuali hanno un po' minimizzato, cancellando la differenza di questi quattro istituti. Dal punto di vista classificativo, quanto spazio occupa all'interno dei linfomi di Hodgkin? Lo vedete riassunto qui, 8%, 8-10% di tutti i linfomi che vengono diagnosticati ogni anno in Italia sono linfomi di Hodgkin. Sicuramente questa è una malattia rara, perché se voi considerate che i linfomi non Hodgkin globalmente occupano il 63%, il 75% dei linfomi, con un terzo dei quali che è rappresentato dal linfoma diffuso a grandi cellule. Quindi Hodgkin è una malattia piccola, ma una malattia molto importante, perché ci ritorneremo quando parleremo dell'età dei linfomi. Questo è un riassunto di quello che vi dicevo, con due iniziali notazioni epidemiologiche. All'inizio degli anni 90 l'incidenza dei linfomi è cresciuta di circa un terzo, 36% in UK, questo riflette un dato europeo, un dato tipico dei paesi occidentali, passando da 2,5 casi per 100.000 abitanti per anno a 3 casi per 100.000 abitanti per anno. Nell'ultima decade, questo è un dato della
oggi lui si riferisce sempre all'UK, l'incidenza delle prove di Hodgkin è incrementata di più del 22%, più di un quinto, quindi sembra una malattia che non ha cambiato l'età in cui incide particolarmente, ma tende a incrementare sicuramente, ma in maniera significativa nel corso degli anni. Ci sono due picchi di incidenza specifici legati all'età, uno fra i 20 e i 24 anni, uno fra i 75 e i 79 anni. Il foro di Hodgkin più frequentemente si manifesta in questa arco di età tra i 20 e i 25 anni. Questa è una presentazione molto più rara. La differenza principale tra questi due forme è non solo l'età, ma anche la curabilità. L'infoma di Hodgkin nell'anziano è molto, una malattia molto poco curabile, l'infoma di Hodgkin nel giovane è invece una malattia molto, molto curabile. L'incidenza della malattia è maggiore nei maschi che nelle femmine. E questa è una rappresentazione grafica dell'incidenza dell'infoma di Hodgkin nel corso degli anni. Vedete che c'è più un primo picco fra i 20 e i 25 anni e un secondo picco in età avanzata. Dicevo che l'infoma di Hodgkin è una malattia rara, molto curabile, però estremamente importante. Perché? Primo, perché è stata la prima malattia nella quale tanti anni fa, nel primo dopoguerra, si è riuscita a dimostrare che i tumori potevano essere curati con la chemioterapia. Una delle prime dimostrazioni accidentali di questo fatto è intervenuta a cavallo dell'ultima guerra mondiale, subito dopo l'ultima guerra mondiale, e si è riuscito a dimostrare questa curabilità dei linfomi con la chemioterapia. Quindi viene considerato gli linfomi oggi come un successo dell'oncologia mondiale. Per questo, ma anche per quello che è venuto dopo, soprattutto in termini di curabilità. La curabilità degli linfomi oggi è estremamente alta, intorno all'80%. Esiste però uno zoccolo duro del circa 20% dei casi di linfoma di Hodgkin in cui non si riesce a ottenere in modo semplice e senza particolari sconquassi della propria resistenza di chi lo ha la cura di questa malattia. Il 20% di linfoma di Hodgkin ha caratteristiche di malattia non chemiosensibile, cioè di malattia chemio-refrattaria, e quando chi ha un linfoma di Hodgkin chemio-refrattario costituisce una, ancora adesso, una medical need, cioè un bisogno medico che non ha una risposta completa ancora adesso. Quindi c'è il 20% di persone giovani, tra 25 e 40 anni, con una malattia che quando viene diagnosticata, con fa tirare un sospiro di sollievo a tutti, al paziente e anche ai medici che la comunicano la diagnosi, ma in realtà questo non è sempre così, perché uno su cinque dei pazienti a cui voi comunicate, anche che con grandi sorrisi, che ha un linfoma di Hodgkin, che quindi non ha un sarcoma, non ha un'altra malattia, un tumore particolarmente aggressivo, uno su cinque di questi pazienti in realtà avrà seri problemi a guarire. Che il linfoma di Hodgkin sia una malattia di grande successo lo dimostra questa curva che fa vedere la mortalità del linfoma di Hodgkin, l'evoluzione della mortalità del linfoma di Hodgkin nel corso degli ultimi 30 anni. Come vedete, si è passati da una mortalità di 2 casi per 100.000 abitanti per anno a una mortalità che dura 0,5 casi per 100.000 abitanti per anno. Cioè, quello che è successo in questi anni, da qui a qui, ha rappresentato, ha provocato una grande caduta, una riduzione sostanziale, circa 5 volte della mortalità per l'infoma di Hodgkin. E questo dal 1971 al 1994. Qui la discesa della curva si riduce e comincia a appiattirsi. Tutto questo è dovuto alla chemioterapia. Quello che è successo dalla metà degli anni 90 a oggi è una riduzione più lenta, più complessa, però sostanziale, perché questa è la riduzione di mortalità a carico dei casi di linfoma di Hodgkin refrattario. Sono passati dall'essere all'incirca 1 per 100.000 abitanti per anno, questa è una mortalità che si è dimezzata in pratica nell'arco di 2 decenni. Grazie all'immunoterapia vedremo alla fine alcune cose importanti in questo settore. La sopravvivenza a 10 anni dalla diagnosi, come vedete, anche questa si è
estremamente alta, si riduce da questo 10% di casi che muoiono anche tardivamente. Questa non è una mortalità da malattia, questa lo è nei primi anni dopo la diagnosi. Qui da qui in avanti diventa una mortalità legata più ai postumi della chemioterapia e agli effetti tossici della chemioterapia. Comunque stiamo parlando di una malattia che a 10 anni della diagnosi vede vivi, e quindi guariti, virtualmente guariti, l'80% dei pazienti che hanno questa diagnosi. Dal punto di vista istologico, no, l'infoma di Hodgkin è una malattia, come dicevamo, rara per incidenza, che deriva dai linfociti del centro germinativo, linfociti B del centro germinativo, ed è caratterizzata da una istologia molto peculiare, che è assolutamente atipica per i tumori. L'1% delle cellule che compongono il linfonodo, il linfoma di Hodgkin, sono rappresentate da queste cellule grandi con nuclei polinucleari, che sono le cellule di Ridsteller, diciamo l'1-3% della popolazione cellulare. Il 95-99% delle cellule circostanti sono cellule normali, non clonali, sane, reattive, costituite da un coacervo di linfociti T, linfociti B, macrofagi, cellule endoteliali, fibroblasti, eosinofili, neutrofili e altri tipi di cellule mieloidi. Quindi, a differenza di tutti gli altri linfomi, in cui il linfonodo è omogeneamente costituito da cellule tumorali, clonali, monoclonali, il linfoma di Hodgkin è un linfoma che conta solo l'1,5%, l'1,3% delle cellule di Ridsteller, cioè di cellule clonali, contro il 95-99% di cellule reattive, non neoplastiche. Vedremo che questa ha una profonda importanza nella fisiopatologia del linfoma di Hodgkin. E negli Stati Uniti si fanno circa 9.000 nuove diagnosi d'anno, con circa 1 miliardo di casi che muoiono per questa malattia o per le sequele della chemioterapia. In Italia i nuovi casi per anno sono 2.300, intorno al 2.300. Tre caratteristiche importanti vanno ricordate e memorizzate di questa malattia. Questa è una malattia chemiosensibile, nonostante il fatto che però il 15-20% i pazienti che hanno una diagnosi di questo tipo siano dei pazienti primary refractory, cioè con una refrattarietà primaria alla chemioterapia, e questo è la MET medical. L'altro carattere distintivo del linfoma di Hodgkin è la capacità di essere una malattia che esercita molti meccanismi di evasione dal sistema immunologico. Cioè, cosa vuol dire questo? Delle cellule di Ridsteller, che sono le protagoniste del linfoma di Hodgkin, hanno la capacità di mascherarsi e sfuggire al controllo del sistema immunitario. Esistono sistemi sofisticatissimi, ne vedremo solo un paio, però le cellule di Ridsteller si mimetizzano e diventano invisibili per il sistema immunitario. Questa immunoevasione è alla base della chemorefrattarietà e della nostra non capacità di guarire il 100% di questi pazienti. L'altra caratteristica persa, fondamentale, è una malattia che, a differenza della stragrande maggioranza dei tumori, non ha una singola lesione genetica caratteristica comune che scatena una patogenesi che porta al linfoma di Hodgkin, ma è una malattia nella quale, di nuovo, esistono dei meccanismi un po' più sofisticati, un po' più subdoli, in cui il clou non è l'anomalia genetica, ma è una alterata regolazione epigenetica. Il controllo della trascrizione del DNA come base fondamentale, fondante di questo tipo di linfoma. Dal punto di vista istologico, lo ridiciamo, l'abbiamo già anticipato, il linfoma di Hodgkin è costituito per il 95% dal linfoma di Hodgkin classico e per il 5% dal linfoma di Hodgkin nodulare a predominanza linfocitaria. Il dato comune è rappresentato da queste cellule, che sono delle cellule CD30 positive, cellule che ci sono anche qui. Il dato differenziale è che l'NPHL è una malattia diversa, vista con un andamento completamente diverso, con una terapia completamente diversa. Il linfoma di Hodgkin classico, come dicevo, consta di 4 sottotipi istologici, prevalenza linfocitaria, sclerosi nodulare, cellularità mista, depressione linfocitaria, che hanno una varia percentuale di distribuzione. Qui vedete gli esempi classici. Queste le devo al professor Trentino, che ho saccheggiato il file di diapositive che mi ha mandato. Queste
iconografia particolarmente di alta qualità, questo è un classico centro di Fritz Steinberg, con questi grandi nuclei plurinucleati, che nuclei può ricordare. Dal punto di vista del monofenotipico, due caratteristiche sono importanti. Le cellule Ritz-Sternberg sono patologie omoniche di questa malattia. Le cellule Ritz-Sternberg sono infatti positive per il CD30, esprimono molto CD30 sulla superficie cellulare e sono positive per il CD15. La positività per il CD30 direi che è un marcatore istologico, un anatomo patologico fondamentale ed è anche la base di un trattamento importante dal punto di vista terapeutico. L'espressione CD15 è molto frequente, ma non è obbligatoria. Eziologia. Esistono e sono stati documentati negli anni, attraverso studi epidemiologici, una serie di fattori di rischio che possono essere costituire l'elemento eziologico di partenza del linfoma di Hodgkin, a parte il fumo, che comunque è implicato praticamente in tutti i tumori. Direi che due cose sono importanti: l'infoma di Hodgkin incrementa in pazienti immunodeficienti, c'è un'elevata incidenza di l'infoma di Hodgkin in pazienti HIV positivi, e l'infoma di Hodgkin ha una particolare associazione con la mononucleosi infettiva causata dal virus di Epstein-Barr. Il virus di Epstein-Barr è integrato all'interno del genoma delle cellule di Ritz-Sternberg in circa il 30% dei pazienti. Un paziente su tre con infoma di Hodgkin ha avuto clinicamente silente un'infezione da virus di Ritz-Sternberg. Quindi questi sono i due fattori eziologici più importanti. Dal punto di vista patogenetico, questo diagramma riassume sostanzialmente quello che è la patogenesi del linfoma di Hodgkin. Dicevamo che la cellula di Ritz-Sternberg deriva da un B-linfocita del centro germinativo. Quando io mi sono laureato, che era nel 1981 purtroppo, non era ancora chiaro se questa cellula di Ritz-Sternberg fosse derivata, fosse linfocita B, linfocita T o un monocita. La maggior parte delle persone considerava la cellula di Ritz-Sternberg una derivazione monocito-macrofagica. Io mi sono laureato a Pavia e in quegli anni ricordo di aver assistito a delle grandi discussioni sulla derivazione della cellula di Ritz-Sternberg. Pavia propendevano tutti perché fosse una cellula di derivazione macrofagica. 10 anni dopo, però, uno studio tedesco di Ralf Kutters dimostrò con estrema evidenza, con estrema eleganza dal punto di vista molecolare, che la cellula di Ritz-Sternberg è di derivazione dai linfociti B, ed è un linfocita B che ha subito una trasformazione epigenetica, infatti non esprime il CD20, ma esprime il CD30 e il CD15, però ha un retaggiamento clonale per immunoglobuline. Queste cellule HRS, Ritz-Sternberg, secernono citochine e chemochine, e queste citochine e chemochine, che sono tantissime, le vedete qui elencate, inducono una ritrasformazione, un reshaping del microambiente circostante, cioè di quel 90% di cellule effettrici che si trovano attorno alla cellula di Ritz-Sternberg, rimodellano di fatto il microambiente e promuovono l'attività protumorale di queste cellule. Qui dentro ci sono dei linfociti T, all'interno del microambiente ci sono dei linfociti T che vengono, grazie alle citochine prodotte, polarizzate in senso pH2, cioè in senso protumorale, così come ci sono tantissimi macrofagi che vengono polarizzati in senso M2, cioè protumorale. In aggiunta alla produzione di citochine e chemochine dalle cellule di Sternberg, che sono in grado di rimodellare il microambiente, succede anche che alcune di queste cellule effettrici, essendo polarizzate in senso protumorale, per esempio i macrofagi, per esempio i linfociti TH2, producono citochine e chemochine che sostengono, supportano le cellule di Ritz-Sternberg, nel senso che le fanno diventare delle cellule che non vanno in apoptosi, ma sopravvivono indefinitamente, proliferano e si mascherano al sistema immunitario, perché alcuni di questi meccanismi sono in grado di mascherare, cioè far scomparire di fatto la cellula di Ritz-Sternberg, che non viene più vista dal sistema immunitario. I meccanismi di evasione che la cellula di Ritz-Sternberg mette in atto fuggire al sistema immunitario sono molteplici, due sono particolarmente importanti. Qui li ho elencati principali: la polarizzazione M2 dei tumor associated macrophages, la
produzione di cellule T regolatorie e cellule TH2, ma due fra i più importanti sono questi. Dopo l'espressione dei ligandi della PD1 e PDL1 e PDL2, sono legate a una lesione genetica che il 90% dei pazienti con linfoma di Hodgkin ha, cioè l'amplificazione a livello del cromosoma 9 e P24. Questo è un meccanismo importante perché l'overespressione di PDL1 e PDL2 sono appunto i ligandi di PD1 PD1 e PD2, l'overespressione di questi ligandi si associa a un effetto profondamente immunosoppressivo e immunoevasivo. L'altro aspetto importante è la downregolazione degli antigeni HLA di classe 1 dovuta alla inattivazione del gene della beta 2 microglobulina. Questo riguarda circa un terzo dei pazienti con linfoma di Hodgkin. Questa è una diapositiva che riassume tutta la storia estremamente complessa della overespressione di PDL1 e PDL2. Questo lavoro pubblicato su Blood, una rivista prestigiosa di ematologia del 2020. Scusi? Prego. Riguardo a quello che ha detto prima, cioè la deregolazione del gene MHC1 per l'inattivazione del gene per la 2 microglobulina, corrisponde a un calo dei livelli circolanti della beta 2 microglobulina oppure non si nota un'alterazione sierologica? No, dal punto di vista sierologico non c'è nessuna corrispondenza. Ok. Questo, dicevo, è un lavoro estremamente importante, perché nel 2010 ha dimostrato, integrando una serie di dati di espressione genica, di immunistochimica e dati anche mutazionali, che l'elemento dell'analisi integrativa ha dimostrato che l'elemento caratterizzante delle cellule Ring-Stepper, partendo dalle linee cellulari, di Hodgkin, ma dimostrandolo poi in foroni primari, cellule primarie raccolte da paziente, l'elemento caratterizzante questa overespressione di PDL1 e PDL2 dovuta a un meccanismo di amplificazione a livello di P24. Questa amplificazione, dovuta appunto all'aumentare dei ligandi di PD1, è anche sostenuta da un aumento di GEP2, altro gene molto frequentemente mutato nel linfoma di Hodgkin. E gli autori, Michael Green, il primo nome di questo lavoro, postulavano, ipotizzavano che sarebbe stato utile e importante, bloccando PD1 ligando, ridurre il meccanismo di immunoevasione, ripristinare la sensibilità del sistema immunitario verso le cellule di Ring-Stepper e quindi controllare la malattia. Prima ipotesi. Seconda ipotesi, utilizzando inibitori di GEP2 sarebbe stato possibile bloccare il GEP2 mutato e quindi amplificare. Quindi questo è un percorso importante che vi pregherei di apprezzare, e se non dico non dico memorizzare, ma ricordatevelo come esempio. Questo è un classico lavoro preclinico fatto da grandi ricercatori che lavoravano dalla Harvard a Boston, che nel 2010 scoprono questa storia della nuova espressione del PD1 ligando, della nuova espressione di GEP2, che ipotizzano l'uso di inibitori di GEP2 e di inibitori di ligando di PD1 per curare questa malattia. Passano 7 anni circa, 6 o 7 anni, e vengono disponibili dal punto di vista farmacologico di inibitori di PD1 e di inibitori di GEP2, e questi in particolare, gli inibitori di PD1, hanno avuto un enorme successo nel linfoma di Hodgkin, ricaduto refrattario, adesso anche probabilmente nel linfoma di Hodgkin in fasi più precoci di malattia. Questo per dire l'importanza che c'è tra ricerca e clinica. Se la clinica non è un'entità isolata che si possa sviluppare in assenza di una ricerca di base profonda, importante, solida. Questo è un lavoro di importanza veramente rivoluzionaria, che mette assieme un'amplificazione genica, un aumento dell'espressione di una proteina su certe cellule, viste in linee cellulari. Dimostra che questo meccanismo è valido anche nei pazienti, ci sono 3 casi, ma questo sono stati centinaia di casi di linfoma di Hodgkin. Postula la necessità di avere dei farmaci. Nel momento in cui l'industria mette a disposizione i farmaci che si trovano sui pazienti e si ottengono dei risultati in termini di efficacia terapeutica di enorme importanza. In piccolo, è quello che è successo nell'ultimo anno con la storia del Covid. Nessuno di noi avrebbe pensato in 10 mesi di avere a disposizione 2 vaccini, forse 15 tra pochi mesi, per una malattia virale che ha messo in ginocchio il mondo. Eppure è successo. Quindi questo la dice lunga sull'importanza che ha supportare e finanziare
da buona ricerca. L'inattivazione, qui consentire un'autocitazione l'importanza dell'inattivazione di predatori di globulina, è una cosa che avevamo dimostrato in maniera molto elegante, insomma, in maniera molto estensiva qualche anno fa, 5 anni fa, verso questo lavoro condotto in collaborazione con i colleghi della Cornell University. In questo lavoro si faceva, si isolavano singole cellule di Reed Steinberg, venivano estratte il DNA, venivano sequenziate, e una delle mutazioni più frequenti era quella di beta-2 microglobulina, responsabile di questo pathway di immunodepressione. Torniamo alla clinica. La diagnosi di linfoma di Hodgkin la fa il patologo e la fa su un linfonodo. I linfonodi e la loro distribuzione sono importanti per stadiare la malattia. Gli stadi della malattia del linfoma di Hodgkin sono 4. Stadio 1, che vede una singola sede linfonodale, lo stadio 2, che prevede 2 o più sedi linfonodali, ma tutte al di sopra o tutte al di sotto del diaframma. La stragrande maggioranza dei casi di linfonodi e linfoma di Hodgkin sono al di sopra del diaframma. Un linfoma di Hodgkin che abbia una rappresentazione solo addominale è intanto un linfoma di Hodgkin che ha una prognosi pessima, o comunque meno buona dei restanti casi, però deve mettere in sospetto, deve richiedere un accertamento diagnostico accurato. Stadio 2, quindi stadio 1, una sola lesione, sede linfonodale, stadio 2, almeno 2 sedi linfonodali, sopra o sotto il diaframma, stadio 3, sedi linfonodali sopra e sotto il diaframma. Questo è malattia avanzata. Stadio 4, coinvolgimento di organi, fegato, il polmone, oltre ai linfonodi, sopra e sotto il diaframma, coinvolgimento di organi, infiltrazioni del fegato, infiltrazioni renali, interessamento dei polmoni, interessamento del midollo osseo. La stadiazione, quindi stadio 1, 2, 3, 4, viene poi complementata da alcune sigle. X sta per malattie basse. La presenza di masse adenopatiche maggiori di 10 cm fanno quello che noi definiamo malattia Barthe, oppure una massa all'interno del mediastino che occupi più di un terzo della diametro trasverso del mediastino è definita malattia Barthe. L'altra sigla è malattia extranodale. Malattia extranodale è rappresentata appunto dall'interessamento dell'osso, del polmone, del fegato, eccetera. A e B sono due ulteriori lettere che servono a definire l'assenza A, la presenza B, dei cosiddetti sintomi B. I sintomi B sono 3. Perdita di peso, più del 10% degli ultimi 6 mesi precedenti, in cui voi vedete il paziente, la febbre e le sudorazioni notturne. La febbre è una febbre così subdola, febbricola molto spesso, allora può essere una febbre anche molto alta. Una febbre molto alta in pazienti con linfoma di Hodgkin vuol dire interessamento epatico molto spesso, ma di solito è una febbricola, pomeridiana, serotina. Le sudorazioni notturne sono solo quelle dei tonsifoni alti, sono quelle sudorazioni per le quali il malato si sveglia di notte e è costretto a cambiarsi il pigiama perché può strizzarlo e dovrebbe fuori una fase di quindi 3 sintomi B. Il prurito, che è tipico di questa malattia, non è un sintomo B, però è un sintomo importante dal punto di vista della reazione alla patogenesi della malattia. Istologia, stadiazione, e l'abbiamo vista, la stadiazione vi porta quasi alla definizione poi di un percorso terapeutico, ma vediamo i fattori prognostici prima. Quali sono? Sono tantissimi i fattori prognostici dell'infoma di Hodgkin. Quelli negativi li ho riassunti in questa diapositiva. Età avanzata, stadio 3 e 4 hanno una prognosi peggiore rispetto allo stadio 1 e 2. L'età avanzata, un fattore prognostico negativo, la malattia Barthe, la malattia extranodale, soprattutto l'osso, l'interessamento dell'osso, una malattia che dopo 2 cicli di chemioterapia presenti ancora, un paziente che dopo 2 cicli di chemioterapia presenti ancora una positività alla PET, l'esame PET, la PET, la interim PET positiva è un fattore prognostico negativo. L'altro fattore prognostico negativo è ottenere una remissione, ma avere una ricaduta di malattia durante il primo anno, dopo la fine della chemioterapia di prima linea. Quindi il paziente fa la terapia di prima linea,
la finisce in 5-6 mesi, ricambia nei successivi 12 mesi, e questo è un fattore prognostico estremamente negativo, che vuol dire malattia chemio-refrattaria molto aggressiva. Quali sono i motivi per cui voi fate delle indagini diagnostiche che vi portano a definire una diagnosi di linfoma di Hodgkin? Il paziente di solito viene in ambulatorio per chiedere una visita per sintomi B, cioè febbre, perdita di peso, sudorazioni notturne, che sono presenti da più giorni, da più settimane. Oppure viene in ambulatorio perché ha prurito, stanchezza e linfoadenopatia. O bisintomi e linfoadenopatia, oppure perché ha una tosse e fa fatica a respirare, oppure una tosse secca, stizzosa, persistente, voi fate fare una radiografia e scoprire che c'è una grande massa all'interno del mediastino, si fa la biopsia, e quello potrebbe essere un linfoma di Hodgkin, oppure altri due o tre neoplasie, tipicamente questa è una forma di presentazione. Più raro il dolore linfonodale indotto dall'arco. Non so perché, non chiedetemi, però è abbastanza classico. C'è una certa quota di pazienti che si accorgono di avere linfonodi perché avvertono dolore da qualche parte dopo che bevono un paio di birre. Però non è la cosa che più frequentemente succede. Oppure la comparsa di un ittero colestatico dovuto a linfonodi a livello epatico, il comprimolo le vie biliari e provocano un ittero. La comparsa improvvisa di un ittero, in assenza di esami che suggeriscono una epatite virale, un'altra forma di infezione epatica, può essere una modalità di presentazione. L'ittero può essere una modalità di presentazione. Oggi si fanno molti più esami, qualsiasi sintomo viene sviscerato rapidamente, quindi queste presentazioni anomale sono molto rare. Ma 15 anni fa, 20 anni fa, linfoma di Hodgkin, può essere una malattia a lenta evoluzione, solitamente, e un po' subito l'espansione, si presentava con quadri clinici assolutamente anomali, tanto che un clinico medico dell'inizio del secolo, un clinico medico francese, Jean Bernard, un ematologo, aveva coniato, diceva frequentemente, ripeteva questa frase secondo cui chi conosce, diceva sempre, chi conosce la clinica del linfoma di Hodgkin conosce tutta la medicina interna, perché la varietà di presentazioni e di sintomi clinici provocabili dal linfoma di Hodgkin può provocare è effettivamente smisurata. Scusi, posso fare una domanda? Per fatto, dica. Giusto una curiosità anche, abbiamo detto che il dolore indotto da alcol è una manifestazione rara, però potrebbe essere correlato all'interessamento epatico? No, perché è legato a un coinvolgimento linfonodale, per cui non saprei neanche dire del meccanismo patogenetico di questa storia. E viceversa l'alcol spesso è un anestetico, per cui possa invece indurre dolore, un'anomalia, una cosa strana, ma talora i pazienti con il fuori di oggi non preferiscono questa cosa. Ok, grazie. Sintomi di presentazione, di fronte a questi sintomi, cosa si fa? Diciamo soprattutto ai sintomi del primo ballet di sintomi, oppure il prurito, fatica, oppure il distress respiratorio. Tipicamente si va a fare gli esami del sangue che includono l'evocromo, la VES è un esame che detesto perché è un esame primitivo, però si fa molto ancora nel foro di Hodgkin, una serie di indagini biochimiche per esplorare la funzione renale, la lisi ossea, la funzione epatica, la funzione della cercale, la salinasi, le piante, l'alumina, l'elettroliti, beta-2-metiloglobulina. Ma non è un esame particolarmente importante del foro di Hodgkin, è alcuni esami infettivologici, tra cui la serologia dell'HIV. La diagnosi in realtà non deriva mai da questo, nessuno di questi esami ha una valenza diagnostica. Perché il punto è che per una presentazione clinica dei sintomi che dicevo, in presenza di una adenopatia
superficiale, palpabile, oppure in presenza di una massa mediastinica, quello che si fa è di fare una biopsia. E un bravo patologo, vi dice o meno, se quello è un linfoma di Hodgkin. Fatta la diagnosi, il linfoma di Hodgkin va stadiato. Quelle che noi abbiamo visto prima di stadio 1, 2, 3, 4 hanno bisogno di essere determinate attraverso appropriate indagini. Le indagini di staging oggi sono sostanzialmente due. La tomografia assiale computerizzata, la TACT d'Albori e la PET. La TACT valuta il volume dei linfonodi e mi consente di misurare dei conglomerati, il volume di conglomerati adenopatici. La PET valuta invece l'attività funzionale, cioè l'attività metabolica di questi linfonodi. Oggi esistono nella stragrande maggioranza in molti ospedali italiani, molti grandi ospedali, di apparecchi combinati che fanno due esami, cioè TAC PET con mezzo di contrasto, fate un solo esame, avete l'imaging volumetrico accurato, l'imaging funzionale, poi potete sovrapporre attraverso dei software particolari, quindi determinarla sia anche di caratteristiche dal punto di vista metabolico dei linfonodi. Altri esami che è utile fare, questo paziente, una volta accettata la diagnosi, in vista dell'inizio della chemoterapia, è la valutazione della funzione di iniezione del pregolare, la valutazione della funzionalità polmonare e il counseling per la fertilità. Perché fare la valutazione della funzione cardiaca? Perché questi pazienti fanno dei farmaci per il loro trattamento chemoterapico, uno dei quali è l'antraciclina. L'antraciclina è un farmaco cardiotossico che potrebbe, fatto in un giovane, a distanza anche di anni, indurre un'insufficienza cardiaca, la tossicità dell'antraciclina. L'antraciclina ha un effetto che non si perde mai. Anche a distanza di 30 anni, se un paziente è stato trattato con l'antraciclina, 30 anni dopo ha un altro tumore, dove fare ancora l'antraciclina, c'è l'impossibilità di affarlo, perché ci sarebbe un effetto di recall con una grave tossicità della funzione contrattile. Anzi, questi pazienti poi, una volta guariti, la funzione completa, negli anni, ogni tanto, noi lo facciamo fare, pensiamo che facciamo fare su base quinquennale, ogni 5 anni, una valutazione della funzione della frazione di lesione cardiaca. La funzione polmonare va misurata perché uno dei farmaci utilizzati nella terapia di prima linea del linfoma di Hodgkin può indurre una disfunzione polmonare, ha una tossicità polmonare, si parla della bleomicina, per cui di solito si misurano prima, si fanno le prove di funzionalità respiratoria per sapere se la bleomicina può essere somministrata in modo sicuro oppure se necessita di particolari precauzioni. Il counseling sulla fertilità è una cosa fondamentale, perché è vero che i pazienti con il foro di Hodgkin nell'80% dei casi guariscono, però siccome si tratta di persone giovanissime, diciamo dai 20 anni ai 29 anni, spesso sono donne, diciamo con 40% di queste sono donne, c'è un problema di infertilità da chemioterapia, raro ma possibile, raro ma estremamente raro ma possibile, per cui un counseling per la fertilità, quindi il suggerimento di fare un congelamento del libido seminale e di prelevare i domicili da congelare, è sempre importante, specie in pazienti con malattia in stadio avanzato, stadio terzo, stadio quarto, specie in pazienti che magari non hanno 29 anni, ma ne hanno 46, non sono ancora sposati, perché se lo siano ma non hanno figli. Cioè, questo è un aspetto secondo me fondamentale della qualità del management clinico dei pazienti con linfoma di Hodgkin. Perché voi non avete idea di quanti problemi siano sorti, sorgevano molti di più in passato in realtà, quando ritenendosi che questa è una malattia facilmente curabile, non si discuteva neanche con il paziente l'idea di fare un congelamento di livido seminale di ovociti in vista di una possibile, rara ma possibile infertilità. Quindi questa è una cosa che sottolineerei e evidenzierei in giallo, importante, un aspetto fondamentale, del quale poi i pazienti che sono grandi, perché ogni tanto può succedere che qualcuno diventi sterile, o che qualcuno abbia bisogno, non finisca il suo iter terapeutico con la terapia di prima linea, ma per quel 20% dei casi andare avanti a fare altre chemioterapie, per le quali sicuramente diventerà sterile.
Terapia. Io di terapia non direi molto, però un po' il sottotitolo mi ha chiesto di parlare, quindi facciamo una rapida carrellata. Tre punti sono importanti. La terapia di prima linea cura il 90% dei pazienti con linfoma di Hodgkin. Il 90-95% dei pazienti in stadio precoce, quindi 1AB, 2A o 2B senza fattori di rischio, vengono curati. L'80% dei pazienti in fase avanzata, cioè stadio 2B con fattori di rischio, è stadio avanzato, verso il quarto. L'85% dei pazienti in vivo a 10 anni. Le cause di morte principali del linfoma di Hodgkin non sono la malattia. La malattia si guarisce, ma si guarisce, guarire di malattia non vuol dire, quindi sopravvivere, non vuol dire, cioè controllare la malattia, avere la malattia guarita non vuol dire sopravvivere necessariamente. Perché lo si vede qui? Questa è la mortalità, l'incidenza cumulativa di mortalità dei linfomi di Hodgkin che hanno ricevuto chemio radioterapia a 10, 20, 30, 40, 50 anni dal trattamento iniziale. La causa di morte più frequente, quasi il 35%, tumori secondari. Chi ha un linfoma di Hodgkin che fa chemio radioterapia ha una elevata probabilità di morire con un tumore secondario indotto da chemio radioterapia. Tossicità cardiaca, tossicità polmonare, infezioni, si muore di linfomi di Hodgkin solo nell'8% dei casi, poco meno del 10%. Questa è effettivamente una malattia molto curabile, anche dato che diventa malattia ricaduta o refrattaria. Quindi è un esempio, questo linfomi di Hodgkin è stato ed è ancora un esempio, un modello esemplare di malattia per studiare gli effetti a lungo termine della chemioradioterapia. È vero che oggi si fa una radioterapia molto diversa da quella che faceva 20 anni fa. Noi oggi vediamo ancora la tossicità della radioterapia di 20 anni fa e della chemioterapia di 20 anni fa. La tossicità che stiamo inducendo oggi vedranno i nostri colleghi, i nostri collaboratori fra 10 o 15 anni. Sicuramente saranno inferiori a quelle che si vedono oggi, però questo è un trend ed è un aspetto che bisogna tenere in grande considerazione. Terapia. Facciamo una carrellata di terapie di prima linea a seconda e linee successive. Terapia di prima linea è la più importante. Il paziente con linfoma di Hodgkin gioca tutta la sua probabilità di guarire con la terapia di prima linea, che è diversa per gli stadi precoci e per lo stadio avanzato. Quello di cui si tiene sempre conto quando si parla di sviluppo di terapia dell'Hodgkin è un bilanciamento fra appunto la avere poca, cioè qualsiasi cambio della terapia standard. Si traduce in un possibile aumento dell'efficacia se vuoi aumentare la chemioterapia, ma questo ha un rischio di overtreatment, che ovviamente l'aumentata chemioterapia induce anche maggiori complicanze. Ridurre le complicanze riducendo la chemioterapia provoca il rischio di undertreatment, quindi aumentando la probabilità che il paziente ricada o diventi refrattario. La cosa peggiore che uno possa fare al paziente con linfoma di Hodgkin è fare uno sconto di uno o due cicli di chemioterapia, cosa che oggi succede purtroppo ancora spesso, soprattutto nei pazienti giovani con una malattia in stadio precoce, che già fanno pochissima chemioterapia, come vedremo. Fare uno sconticino di uno o due cicli spesso e volentieri si traduce a un impatto deleterio sulla vita di queste persone, perché poi la malattia ricade, la malattia ricaduta è sempre una malattia refrattaria e poi insorgono i problemi. Terapia di prima linea, dicevo, in stadio precoce. Gli stadi precoci sono il primo A, il primo B, quindi una sede linfonodale senza o con sintomi B, lo stadio 2A e lo stadio 2B senza balchi e senza sedi extranodali. Gli stadi precoci si dividono in favorevole e sfavorevole. I favorevoli sono l'1AB, il 2A, senza fattori di rischio, gli stadi sfavorevoli sono l'1A, B e il 2A con uno o più fattori di rischio e lo stadio 2B senza banchi e senza malattie extranodali. Il stadio 2B significa sempre early stage. Quali sono i fattori di rischio? Dimenticate l'RTC, dimenticate l'SCN, vediamo solo quelli del gruppo tedesco per il linfoma di Hodgkin, sono sostanzialmente molto sovrapponibili. Noi usiamo questi per consuetudine,
i fattori a rischio per avere una VES, alta, maggiore di 30, maggiore di 50 mm ora in assenza di sintomi B, oppure maggiore di 30 quando ci sono sintomi B. Basta questo fattore di rischio, cioè VES alta e sintomi B eventualmente, per far diventare tutti questi stadi 1A, 1B2A un solo fattore di rischio, early stage unfavorable, quindi passare da favorable a unfavorable. Un altro fattore di rischio è la massa mediastinica, più avere multiple serie di coronari e avere delle serie extra di coronari, quindi sono 1, 2, 3, 4 fattori di rischio che fanno passare l'early stage da favorevole a sfavorevole. L'early stage, il stadio precoce favorevole, viene trattato con due cicli di ABVD, due rosso, due cicli di ABVD e 20 gray di radioterapia. Questa è la terapia standard, significa 2 mesi di terapia, 2 mesi e mezzo di terapia. Percentuale di guarigione 85-90%, freedom from treatment failure, overall survival 95-98%. Direi che questo è veramente un grande successo. Lo stadio precoce sfavorevole, quindi con uno di quei 4 fattori di rischio, viene trattato con 4 cicli di ABVD e 30 gray di radioterapia. Anche qui, come vedete, le curve di freedom from treatment failure, cioè di sopravvivenza senza malattia, sostanzialmente sono a 10 anni, circa il 90%, il survival è addirittura più alto, perché chi ricade anche a quest'epoca poi viene molto spesso salvato con ulteriore chemioterapia. La chemioterapia invece degli stadi avanzati, cioè il 2B, banchi, malattie extranodali, stadio terzo, stadio quarto, è rappresentata, è unica, è univoca. Qui negli stadi avanzati, a differenza degli stadi precoci, dove ci sono dei fattori di rischio importanti, qui non, i fattori di rischio sono meno rilevanti, non si capisce neanche se siano veramente rilevanti o meno, malattie a banche e malattie extranodali. Ci sono una serie di studi basati sulla radiogenomica, sulla biopsia, che cercano di investigare questo problema dei fattori di rischio della malattia avanzata, però a oggi non c'è una sigla, c'è la prognostica dei pazienti con linfoma diffusa con malattie in stadio avanzato. La cosa importante della malattia in stadio avanzato è la possibilità di decidere o meno un'intensificazione terapeutica in base all'andamento della PET. Cosa vuol dire tutto questo? Che, vediamo intanto il risultato della terapia del linfoma di Hodgkin in stadio avanzato. 6 cicli di ABVD, curva nera, questa è la sopravvivenza a 7 anni, 70%, 71%, con la possibilità che tutti i pazienti che non restanti, o molti dei pazienti restanti, che siano primary refractory, early relapsing, cioè ricaduta precoce per 12 mesi dalla fine della terapia di oppure late relapsing, ricadano dopo 12 mesi della terapia di prima linea, con la possibilità che molto di questo 30% residuo, 71%, venga salvato da chemioterapia di seconda linea. Sintesi, ci fermiamo alla terapia di prima linea, linfoma di Hodgkin è una malattia curabile, può essere ulteriormente migliorato. Terapia standard è ben definita per i pazienti in stadio precoce e in stadio avanzato. La terapia in stadio precoce è risk adapted, dipende cioè da due fattori, 4 fattori a rischio. La terapia invece per gli stadi avanzati è PET adapted, cioè la PET nei pazienti con stadio avanzato è un ruolo molto importante. Cosa vuol dire un ruolo molto importante? Vuol dire che se vuoi fare volevo per semplificare ho saltato una diapositiva. Cosa vuol dire PET adapted? Vuol dire che voi iniziate a fare la terapia a un paziente con linfoma di Hodgkin in stadio avanzato. Con 2 cicli di chemioterapia gli fate un esame PET. Voi immagino che sappiate cosa è una PET, tomografia e emissione di positroni, che è un esame, una specie di TAC che però vi consente di vedere quanto l'intensità della captazione linfonodale. Cioè voi fate questo esame e avete una serie di zone scure in cui ci sono i linfonodi che se sono attivi, se sono serie di malattia, diventano neri, diventano intensamente neri.
Se voi iniziate questa chemioterapia secondo lo schema ABVD, e dopo due cicli di ABVD in un paziente con malattia avanzata, la PET è ancora positiva, per un paziente a refrattario che va indirizzato immediatamente a una terapia ad alte dosi. Se invece la PET è negativa, potete stare tranquilli, o ragionevolmente tranquilli, che quel paziente è chemiosensibile e possa definitivamente guarire. I pazienti che invece hanno una PET, hanno una PET positiva dopo due cicli, quindi sono i pazienti primari o refrattori, oppure i pazienti che ricadono precocemente dopo la fine della terapia di prima linea, ricadono praticamente, vengono indirizzati a una terapia di seconda linea e vengono hanno un rischio maggiore appunto quando la durata della remissione è inferiore a un anno, quando hanno malattie extranodali, soprattutto ossea, quando hanno sintomi B, quando hanno sintomi B. La terapia di seconda linea prevede ancora chemioterapia secondo schemi variamente denominati e seguita da trapianto di midollo autologo. Questa terapia di seconda linea oggi è in grado di salvare il 60-70% dei pazienti che con l'infarto di Hodgkin che ricadono. In questo contesto della malattia ricaduta, eventualmente refrattaria, quello che ha rappresentato un grande avanzamento dal punto di vista terapeutico è stata l'introduzione della immunoterapia. L'immunoterapia, quando si parla di immunoterapia del linfoma di Hodgkin, ci si riferisce a tre cose. In due casi sono stati gli anticorpi monoclonali, in un caso trapianto allogenico. Gli anticorpi monoclonali sono il brentuximab vedotin, che è un anticorpo anti-CD30, e altri anticorpi monoclonali sono quelli anti-PD1, nivolo per l'orizzonte. Il trapianto allogenico è una forma di immunoterapia cellulare estremamente importante che può essere utile in linfoma di Hodgkin, ma in un numero limitatissimo di pazienti, per cui non stiamo qui neanche a parlare. Vi parlerei però brevemente del brentuximab e anche di nivolumab del pembrolizumab, perché queste sono delle armi fondamentali che fanno parte dell'armamentario complessivo dell'immunoterapia, che prevede tra l'altro anche le cellule CAR-T come elementi di immunoterapia cellulare in forma di Hodgkin, e prevede anche delle terapie che targettano il microambiente, come per esempio gli anticorpi anti-interleukin-1 o anti-CD25. Ma al di là di questi cartoon estremamente complessi, stiamo ai fatti che ci riguardano direttamente. Anticorpi che hanno modificato la terapia di linfoma di Hodgkin sono il brentuximab vedotin, che è questo, un anticorpo anti-CD30, che agisce come? Viene iniettato per via endovenosa. Questo anticorpo si lega al CD30 sulla superficie della cellula di Ritz-Sternberg, viene internalizzato. Quando viene internalizzato, esistono degli enzimi intracellulari che clivano questa molecola MMAE, che è legata al braccio corto del monoglobuline, e questo MMAE, la monometilauristatina E, che è un fattore, un agente antitubulinico, la monometilauristatina E libera nel citoplasma, quando la cellula sta per dividersi, si interferisce con la reazione del flusso mitotico, arresta la cellula del Ritz-Sternberg in fase mitotica, resta il ciclo cellulare, la cellula muore in apoptosi. Questo farmaco è stato molto importante per il trattamento di linfoma di Hodgkin ricaduto refrattario. Oggi viene utilizzato anche in associazione alla chemioterapia in prima linea. No? Questa è una cosa che era inimmaginabile 10 anni fa. Oggi è uno dei anticorpi più importanti utilizzati in linfoma di Hodgkin a scopo terapeutico. Ma ancora più importanti sono gli anticorpi anti-PD-L1, nivolumab e pembrolizumab. Questo veramente vi illustro il meccanismo d'azione. Quello che succede all'interno dell'infoma di Hodgkin, viene riassunto qui dentro. L'infocita T attraverso esprime PD-1 e si lega al PD-L1, al ligando PD-L1 espresso dalla cellula di Ritz-Sternberg. Quindi cellule Ritz-Sternberg e cellula linfocita T nel linfonodo sono strettamente appaiate. Per effetto, questo è un legame mortale per il linfocita T, perché viene esaurito, viene reso exhausted e diventa, perde qualsiasi attività citotossica nei confronti della cellula tumorale. Perché il linfocita T si lega, si avvicina alla cellula di Ritz-Sternberg, semplicemente perché la riconosce come una cellula estranea e vorrebbe ucciderla. Però è la storia delle sirene di Ulisse.
la cellula tumorale aggancia linfocita T attraverso i legami PD-L1 con PD-1 e addormenta la cellula T. Gli anticorpi anti-PD-L1 non fanno altro che interferire con questo legame, spiazzare la cellula tumorale, inserirsi in questa posizione, staccare la cellula T dalla cellula tumorale, il linfocita T staccato dalla cellula tumorale riacquisisce le caratteristiche citotossiche e ha un'azione tossica, citotossica, sulla cellula dell'infella fortissima. Il Livorno e il Pembrolizumab hanno cambiato la storia naturale dei pazienti con linfoma di Hodgkin, ricaduto refrattario. Io non posso stare qui a ricostruire questa storia perché sarebbe molto al di là del tempo necessario e molto al di là di quello che forse sono i vostri reali interessi. Sappiate solo che fino a 5-6 anni fa, prima del Nivolumab, della disponibilità di Nivolumab e Pembrolizumab, l'80% dei pazienti con linfoma di Hodgkin ricaduto refrattario moriva di malattia. Dopo tanti tentativi, tante chemoterapie, dopo aver fatto il trapianto allogenico, alla fine questi poveri malati, nell'arco di 3 o 4 anni al massimo, tutti i giovani morivano. Io ho un gruppo di questi pazienti, quando lavoravo all'Istituto dei Tumori qui a Milano, che erano diventati a un certo punto quasi vicini al centinaio, e dei quali oggi sopravvivono solo 2 persone, un pescatore sardo, che ormai tradizionalmente sento a Natale per farci gli auguri reciprocamente, e un tecnico di studio di fisica dell'Università di Trento. Ma queste sono 2 rare eccezioni. Oggi, in epoca di Nivolumab e Pembrolizumab, l'80% dei pazienti con linfoma di Hodgkin refrattario, primary refractory, o ricaduto precocemente, grazie alla possibilità, alla disponibilità di questi anticorpi, sostanzialmente guariscono. Questa è la differenza. Quello che poi conta in medicina è proprio questo, cambiare la storia naturale delle malattie utilizzando i farmaci. E cambiare la storia naturale della malattia o migliorare il monitoraggio della malattia si può attraverso approcci innovativi di questo tipo, quello della liquid biopsy. Ultime 3 diapositive, poi se siete ancora collegati potete vi dare un sospiro di sollievo finalmente, o risvegliarvi dopo questa exhausting presentazione, abbastanza stanca, sfiancante. Perché è importante la liquid biopsy nel linfoma di Hodgkin? Perché nel linfoma di Hodgkin i linfonodi non sono sempre facilmente accessibili come qui sul corpo, le cellule red stellar sono poche, quindi poco il DNA che puoi estraere da qui. Quando estraete il DNA da un linfonodo, estraete tutto il DNA. 5% del DNA al massimo è fatto da cellule tumorali, mentre invece il 95% è fatto da cellule, 95% è fatto da linfociti, da cellule sane. Quindi voi potete estrarre da qui tutto quello che volete, ma il DNA tumorale sarà poco. Però questi linfonodi drenano linfa e drenano sangue, quindi drenano DNA tumorale. Che deriva da queste cellule tumorali qui dentro, lo drenano al sistema circolatorio. Poi se voi raccogliete sangue da questi pazienti e isolate il plasma, e dal plasma isolate la frazione del DNA tumorale circolante, questo DNA tumorale circolante può essere estratto, processato in maniera adeguata e sequenziato. Quello che abbiamo fatto con Davide Rossi, io sono andato da Davide Rossi a imparare questa cosa. Davide Rossi è un grande ricercatore italiano, oggi lavora a Bellinzona in Svizzera, ed è uno dei più affascinanti medici che facciano medicina molecolare seriamente, un grande ricercatore e anche un ottimo clinico che da 6 o 7 anni lavora a Bellinzona. Parlavamo al telefono un giorno con Davide quando lui iniziava a fare di liquid biopsy, cioè estrarre il DNA tumorale dal sangue di pazienti con linfoma per studiarlo, sequenziarlo, eccetera, e l'interesse si è congiuntamente spinto in questa direzione della liquid biopsy, cioè fare questo nel linfoma dei pazienti con linfoma di Hodgkin, dove fino a quando non l'abbiamo fatto noi era molto difficile ottenere il DNA da sequenziare. E abbiamo fatto un primo studio finanziato da AIRT, qui sequenziando pazienti alla diagnosi, nuova diagnosi, anche un piccolo gruppo di pazienti che vorrei trattare, siamo riusciti a definire un panorama mutazionale di pazienti con linfoma di Hodgkin in termini di percentuali di mutazioni e di tipo di gene mutati.
STAT, TNF alfa, IPPKB, NIA13, PIDA2, sono tutte cose che sono P53, eccetera. Il panorama che oggi si è leggermente modificato, è un po' arricchito, sono aumentati molti casi, ma sono aumentate soprattutto le applicazioni. E oggi noi stiamo dedicando molto tempo e molte energie, di nuovo grazie al supporto di AEC, per applicare la liquid biopsy alla malattia ricaduta refrattaria in pazienti che fanno immunoterapia, per cercare di capire quando, come e perché può funzionare meglio e come può essere utilizzata l'immunoterapia in questi pazienti. E con questa diapositiva io finisco. E vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie, allora, lei professore. Sì, posso intervenire un attimo? Certo, allora, innanzitutto voglio ringraziare io il professor Carlo Stella perché comunque ha fatto un overview esaustivo, quindi con tutto quegli stimoli che ci sono al giorno d'oggi sul linfoma di Hodgkin. Io ho fatto un po' zapping tra due piattaforme diverse, ma l'ho seguito, anche perché comunque tutti abbiamo da imparare. Lascio a lei la parola per coordinare eventualmente domande, ok? Io volentieri. Se c'è qualche domanda, noi siamo assolutamente a disposizione. Se i ragazzi vogliono intervenire direttamente oppure in chat, possiamo moderare con piacere. Salve, io volevo chiedere una cosa. La PETA interim si fa quindi solo negli stadi avanzati? Ma la PETA interim si fa solo negli stadi avanzati. Adesso prenda questa informazione con le pinze, perché non vorrei urtare la vostra suscettibilità, però se voi foste degli specialisti, direi che si fa anche negli stadi precoci, ma più a scopo investigativo che non a scopo applicativo. Invece negli stadi avanzati c'è la certezza, attraverso studi che sono stati conclusi in questi anni, studi, grandi studi multicentrici, randomizzati, c'è la certezza che fare una PET interim, PET con due cicli di ABVD, quando la PET è positiva, spostare il paziente a un programma di terapia intensificata e di autotrapianto, c'è oggi la certezza che questo funzioni e possa salvare molti di questi pazienti. Negli stadi precoci l'uso della PET a metà strada, a metà chemioterapia, non ha portato nessun vantaggio. Noi non la facciamo, perché nonostante vediamo un certo numero di pazienti in stadio, nel foro di oggi, in stadio precoce, il beneficio che lei avrebbe di fare una PET in fase precoce vorrebbe dire dopo due cicli di terapia negli early stage sfavorevoli, ma negli early stage favorevoli fanno solo due cicli, dovrebbe fare primo ciclo, PET e secondo ciclo. Ecco, in questi stadi precoci probabilmente bisogna testare 100 pazienti per individuarne uno che abbia una PET positiva. Quindi dà un'ulteriore tossicità variante a 99 persone per identificarne uno in maniera precoce. Tenga conto che quando il foro di oggi in stato precoce va male, la malattia si ricade molto precocemente, dopo pochi mesi, quindi passano degli anni. Di fatto alla fine del trattamento si capisce che c'è qualcosa che non va e quindi noi non lo facciamo. Perché non c'è un'evidenza basata su dati clinici forte sul fatto che sia utile fare una PET interim anche di early stage. Grazie. Il problema, ci sono delle altre domande? Se no aggiungo un ulteriore commento. Perché il problema della PET è un problema di interpretazione che non è semplicissimo. Perché noi diciamo se la PET 2 è positiva allora va bene, eccetera. In realtà la PET 2 deve essere positiva, ma l'interpretazione richiede una competenza notevole da parte del medico nucleare che lo fa in termini di valutazione dell'intensità della captazione, quindi nella valutazione del SUG, che è un fatto automatico che lo fa un computer, ma di valutazione del DOVIL score, cioè della intensità di questa captazione in relazione alla captazione del fegato nel mediastino. Questa è un'operazione più complessa che richiede molto, che purtroppo si fa ancora in maniera visiva, per cui richiede grande
esperienza e anche una certa prudenza nel arrivare alla conclusione, perché il rischio in questi casi dell'interim test, per cui è più semplice fare in fase avanzata che in altre cose, che voi se prendete lucciole per lanterna rischiate di prendere un poveretto che potrebbe già essere guarito e di fargli fare ancora 4 cicli di chemioterapia più un autotrapianto, cioè un estremo overtreatment, perché se la PET viene falsamente interpretata come positiva, poi questo succede. Professore, io avrei una curiosità. Riguardo all'infiltrato infiammatorio presente, si è mai pensato di bersagliarlo nella terapia? Sì. L'infiltrato infiammatorio presente, si è mai pensato che fosse un possibile bersaglio di terapia? Sì, lo si è pensato, ci sono dei farmaci che sono stati utilizzati, farmaci antimacrofagici, uno di questi era la trabectirina, parlo con il quale noi abbiamo fatto un video sul tumore, abbiamo fatto uno studio. La trabectirina è un farmaco di estrazione dalle alghe marine che interferisce con i macrofagi, con la polarizzazione in senso M2 dei macrofagi. Abbiamo fatto questo studio che non aveva degustato nulla, se non la tossicità del farmaco, che era cospicua, ma nessun effetto terapeutico. Oggi c'è un anticorpo monoclonale, anti-CD25, coniugato con un chitotossico derivato da clorobenzodiazepina, e questo farmaco targetta le cellule T regolatorie del microambiente. Ed è un farmaco che in studi di fase 1, nel cardiologico refrattario, si è dimostrato molto attivo, con percentuali di risposta che sono intorno all'80%, e adesso è in corso uno studio internazionale di fase 2, registrativo di questo farmaco che sta confermando i risultati ottenuti durante la fase 1. Qui quella diventerà la terapia elettiva del microambiente. C'è un altro anticorpo che è stato pubblicato più di recente con risultati iniziali piuttosto buoni, che è un anti CD30 e un anti CD16. Quindi si lega di nuovo a cellule da FM13, come si chiama. Si lega a cellule del microambiente e sorvegliano, cioè l'effetto tossico distruttivo del microambiente. Anni fa erano stati fatti anche dei tentativi con anticorpi anti-CD20, la rituxia, per esempio, che si pensava che eliminando i linfociti B nel microambiente del linfocitologico, questo potesse avere un effetto positivo, in realtà non è mai stato dimostrato nulla di serio. Direi che l'anti-CD25 e la FM13 siano le due oggi armi anti-microambiente più importanti e disponibili. Grazie. Sono le 16, abbiamo ancora 80 partecipanti. Non so se c'è tempo per qualche ultima domanda. Forse ci siamo, abbiamo esaurito le questioni. Già una buona partecipazione, direi. Va bene. Direi grandiosa partecipazione. Ok. Grandiosa partecipazione. In presenza dovremmo averne di più di solito. Va bene, però, quindi ci lavoreremo spero per il prossimo anno, no? Da parte nostra, massima disponibilità sempre. Okay. Chiaramente. Allora io direi che possiamo anche concludere e vi ringraziamo notevolmente, perché comunque questa è una progettualità che è importante nel campo quindi dell'oncologia e qualsiasi livello, e ribadisco anche quello che è stato detto, ormai gran parte della ricerca oncologica quindi in Italia viene quindi supportata quindi da AIRC. Avete visto che io, che ormai non sono più tanto giovane ma sono datato, quindi già fin dai primi anni del percorso formativo è stato un supporto, perché comunque quello mi ha permesso anche poi per andare all'estero, trascorrere un anno all'estero in un laboratorio di ricerca. Per cui per voi che siete giovani e che dovete pensare a guardare oltre le Alpi, va bene,
Pensateci bene, perché io sono il primo a dire che dopo 10-20 anni che uno lavora accanto a un'altra persona non abbiamo più niente da dirci, bisogna uscire con la testa e con la mente, uscire fuori, va bene? Per cui il cambiamento ben venga. Grazie mille allora ad AIRC, grazie mille al professor Carlo Stella, quindi per la bellissima lezione, e ci ritorneremo il prossimo anno sicuramente, va bene? Volentieri. Okay. Grazie mille, grazie molto. Grazie di nuovo. Grazie, allora, grazie a tutti gli studenti. Saluto, buon grazie agli studenti. Buon lavoro. Bene, di nuovo. Sei. Arrivederci. Grazie di sentire. Grazie a lei. Di nuovo.